Beh, che dire, buongiorno così oggi. Ho cambiato giusto in tempo, ho fatto video e foto, perfetto. Comunque ragazzi, buongiorno. Oggi sono già in trasferta e mi sono scordata la batteria della macchinetta, quindi probabilmente a un certo punto morirà. Ma comunque, oggi sono al Coex Mall, quindi zona Gangnam più o meno, perché devo assolutamente incontrare una persona che vi sto dicendo da tipo 3 giorni, se non mi mettono sotto magari è meglio. Solo che devo entrare ovviamente dall'altra parte, perché vi pare quando mai becco l'uscita giusta della metro. Più che altro ho messo su Naver Coex Mall, ma è così grande che è diviso in due parti. Solo che lei sta vicino alla libreria e la libreria sta dall'altra parte, quindi vabbè. E poi faccio fare un saluto da Dayoung se la macchinetta non muore, oppure col telefono, ciao. Stiamo facendo un giretto. Oddio, no, le tazzine, ragazzi, Kuromi morta, questo non l'ho mai visto. Dayoung, cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Lo so nemmeno io cosa sto facendo. Stiamo cercando. Meno male che non ho trovato le mie mini mystery, ragazzi. Sono carini. Se no la fine. Vorrei carini. Una cosa. Devo per fare. Sono tornata a casa con il mio pigiama. Il mio pigiama dei PT21. Comunque, allora, cosa è successo? Praticamente sono stata a casa di Ross, perché comunque dal Coex Mall erano tipo 3 fermate per Apgujeong, e poi siamo rimaste a cena insieme, quindi vabbè, non ho filmato cose nostre eccetera. Abbiamo salutato un amico che non vedremo per un pochino, e adesso vi faccio vedere che cose mi hanno portato dall'Italia, cioè cose utilissime. Una è utilissima, devo essere onesta, quindi cambio la batteria della videocamera e ve la faccio vedere. Ed ecco a voi le belle cose che mi hanno portato dall'Italia. Prima di tutto abbiamo questi. Voi direte: cosa sono, cosa non sono? Tra l'altro mi uccide la busta sapere che mia madre l'ha maneggiata. Allora, mi sono fatta portare qualche pesto, perché qua costano tipo l'ira di Dio e anche meno. Quindi, questo mai visto, basilico e limone, così a caso. Quello ovviamente normale. E poi questo qua rosso, e uno l'ho dato già a Ross. Poi qui c'è una busta di diverso che non ho ben capito a cosa è utile, non lo so. E qui finalmente il tutto. Cosa abbiamo? Alla parte del rifornimento di medicinale, che meno male. Certo poteva scrivermi una letterina, ma qualcosa. Io sono sempre troppo romantica per questo mondo, mi immagino le cose, invece no. E poi abbiamo loro, le mie scarpe. Allora ragazzi, non lo so, non chiedetemi perché non le avevo portate, però effettivamente io la prima volta che sono venuta in Corea c'avevo queste scarpe. Ha senso averle, perché sapete quante volte dico: oddio sì, questo, però se avessi queste scarpe. Quindi me le sono fatte portare con l'occasione da Taeyong. Eccoci qua, quindi abbiamo anche le nostre Converse. Fine, basta, ciao. Oh, ma qui c'è qualcos'altro. Pesa, che cos'è? Un ghiacciolo. Perché mia madre ha pensato di metterci un ghiacciolo nel pesto, che assolutamente non ha bisogno del ghiaccio. Vabbè, mi terrò questo nel congelatore, come se io l'avessi chiesto. Plot twist. Sono la seconda stagione del rewatch di Bridgerton e sto per mangiarmi un fat pixu. Sto con i fagioli, che è il mio preferito. Non può mangiarlo, amore, non può mangiarlo. Ora si deve un po' scongelare perché è un po' duro. Buongiorno ragazzi, oggi mi sono svegliata piena di brufolettini. Ma non sono brufoli, sono bollicine. Però non sia tipo una reazione a qualcosa, però non ho capito nessun prodotto, niente, quindi è interessante. E cade perfettamente a fagiolo in realtà, perché oggi devo andare a fare un trattamento al viso qua a Seoul. Però non ci siano problemi, perché è un trattamento particolare, in realtà non è semplicemente uno skin treatment, ma ci sarà anche una tecnica che non abbiamo mai visto. Quindi andiamo, proviamo. Ovviamente vado con la Ross, cioè non ho mai vista così tanto, penso, in una settimana. Però questi giorni appunto è capitato, quindi meglio così, non ci lamentiamo. Stanotte ha fatto freschetto. Mamma mia ragazzi, ma che meraviglia! Sono quelle cose che tipo non te le ricordavi, meravigliose. Peraltro mi sono lasciata i capelli come ieri e non si sono mossi, cioè con tutta la lacca che ci avevo messo ieri non si sono mossi di una virgola. Sono un po' qua dietro, fantastico. Quindi ho dormito proprio con quell'arietta freschina. A un certo punto ho chiuso anche la finestra, ho detto: ah, un po' troppo, perché poi io dormo senza copertina. Però lo sapete che ovviamente io non vedo l'ora di dormire con una bella piumazzola, insomma tutta una robetta carina, che tra l'altro dovrò comprare perché ho soltanto
le copertine estive. Quindi devo comprare un piumoncino. Però vabbè, ci penserei. Allora ragazzi, sapete cosa ho imparato? Step by step, vivi momento per momento. Quindi poi ci pensiamo. Poi ci pensiamo. Io sono sempre stata una che mi porto avanti, faccio, ma che ma compro adesso? Mi sembra un po' eccessivo. Madonna, Maroc mi sta riempiendo il divano dei peli ogni volta. Cioè non lo so, penso passo più tempo a togliere i suoi peli che non a fare altro in questa vita. Missione di stamattina: voglio mangiare una pasta al pesto. Cioè ora mi sono svegliata, mi ero messa l'ultima sveglia alle 12 perché appunto alle 3 poi devo andare in questo posto e ovviamente devo ritornare verso Gangnam. E mi sono detta metto l'ultima sveglia alle 12, almeno alle brutte appunto mi sveglio, faccio pranzo e sono pronta. Anche perché non mi devo neanche truccare, quindi essenzialmente. Però non ho la pasta corta per fare la pasta al pesto, che volevo fare perché appunto finalmente ho questo pesto dannato. Quindi ora provo ad andare al convenience store, se non costa troppo, perché io mi ricordo l'ultima volta l'avevo vista e costava tipo un po'. Vi faccio vedere perché ovviamente hanno questa qui della Garofalo, vedete, fatta così. Penso prenderò questa, super overpriced, sì, però vabbè, per l'occorrenza, vedete. Cioè ci sono anche queste delle lasagne. Ma non è vero, alla fine non è andata malissimo perché l'ho pagata tipo 3200 won, forse una cosa del genere. Vi ripeto, io non sono una grande amante della pasta, però col pesto che fai? Non te la prendi? Poi allora, questo perché ho detto che lo devo far assaggiare a già una persona, quindi devo prendere questo qui. Giusto, tanto pesto, basilico e limone. Mi avete detto su Instagram che in realtà è buono. Vi ripeto, non l'avevo mai visto prima d'ora. Ah, sentite che rumore. Qui apriamo questa. Tra l'altro voglio comprare pure un contenitore per la pasta aperta perché non mi piace lasciarla così. Ah, attenzione, ovviamente non abbiamo il parmigiano buono, però. Finita la clinica, guardateci. I'm super shiny. I'm super shiny. Non ci conoscete. Lei sono uscite le lentiggini. Veramente, sono tutta glossy. Ora andiamo a fare un giro. Andiamo. Sì, mai stata in questa zona. Allora, il mio obiettivo è avere una carta di credito. Però vorrei anche fare un giro. Ma io Ilaria, io. Io. Ma questa zona è un po' particolare, come dire. Non, è un po' industriale, un po'. Un tuk-tuk. Potremmo un tuk-tuk. Un altro tuk-tuk. Guardate che bello questo caffettino. Guardate, poi fa tutto quello mele. Bellissimo. Ecco il nostro settaggio. Apple pie, apple tea. Senza prendere lo sciroppo perché è il male ogni volta. Ma chi ha detto metti lo sciroppo? Ma non siamo sole. Melissa. 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 Say hi. Say hi. Ciao. Full like outside display so basta musica, io devo monetizzare. Provo. Apple pie. Sono tornata ovviamente a casa, è passato già un po' di tempo, ho fatto tutte le mie cose, adesso stavo facendo la skincare, guardate che lucida la pelle, sembra di plastica, a parte vabbè i miei soliti brufoletti da ciclo, cose, però guardate proprio la pelle, non guardate tutti i rossori e le robe, quelle vabbè sono mie, ok? Comunque domani mi devo svegliare presto, sono già le 4 di mattina e tra l'altro è ufficialmente il compleanno del ragazzo, quindi domani andiamo a farci anche qualche cap sleep, non esiste che io non vada ovviamente. Un anno fa a quest'ora stavo per partire per Seoul, pensate un po', perché poi io sono arrivata il 2 sera tipo, una cosa del genere, quindi ora io ami abbiamo già sotto il nostro proiettore, vedete? E andremo a dormire, ci vediamo domani, vediamo come ci svegliamo con questa pelle. La potenza dei pimple patch. Perché a volte qualcuno mi scrive, io li uso, ma non fa niente, non funzionano. Allora voi sbagliate la tipologia per il tipo di brufolo, perché diciamo che principalmente ce ne sono due, ok? Esempio con questi due, vedete, uno c'è proprio scritto per... diciamo il brufolino rosso e il brufolino giallo lo dividono così. Quello giallo è quando c'è qualcosa che deve fuoriuscire. Quello rosso è quando bisogna trattare una bollicina tipo questa. E l'altra invece assorbe tutto quello che è lo schifezzino. Vedete, infatti qua ci sono dei puntini bianchi. Quindi funzionano. Ora mi dispiace per chiunque non faccia schifo questa cosa, ma ve lo faccio vedere. Vedete? Questo modo. E la cosa bella è proprio questa, cioè non c'è bisogno di starli spremere i brufoli, anche perché si sa che è la cosa più sbagliata del mondo. Questo vi assorbe tutto quello che c'è da assorbire e non avete più quella bruttissima puntina bianca. Giornata pulizia in questo momento perché
sto lavando le lenzuola e i copri, come si chiama? Copricuscino. Ho pulito anche tutto il divano, prima spelato, poi pulito con la pezzetta, insomma tutte robe. Ho pulito anche l'aspirapolvere e ho liberato insomma il filtro. Devo ritirare i panni fuori, però nel mentre appunto poi ho cambiato il lettino. Voglio spruzzare il mio spray, quello profumatino, se lo trovo, quello qua. Ogni volta lo lascio qua. Questo è uno delle cose più buone, cioè uno degli odori più buoni che abbia mai provato in tutta la mia vita. Quindi poi faccio un po' così. Divano, RJ, una profumatina. Ovviamente ho spolverato tutto l'arsenale. Adesso faccio un attimo un po' di skincare, perché mi devo preparare, che voglio andare a Yoido per vedere la cosa del compleanno JK. Ho visto che sotto la hype c'è ancora un botto di gente, quindi non se ne parla. Vedrò se magari lunedì, perché adesso poi il weekend è proprio off limits, se è rimasto qualcosa vi faccio un giro tranquillo. Però la cosa, insomma, tutta la varia statuette, non so, l'installazione, come si chiama l'installazione che hanno messo lì a Yoido, ci voglio andarlo a vedere. Quindi è un parco, non ci sarà così tanta gente, cioè non è che devo lì stare a fare le pose e mi serve di fare la fila, cioè vado, faccio la foto, faccio il giro mio e fine. Voglio andarci finché c'è luce, quindi mi devo sbrigare, tanto non mi trucco, quindi faccio la mia skincare e fine. Solita doppia detersione, quindi mi scaldo il burro. Tra l'altro mi chiedete sempre un update su sta skincare routine, ma ragazzi, io uso sempre gli stessi prodotti. Ogni tanto sì, può essere che cambio qualcosa, perché ovviamente vivo nella patria della skincare e una fissata come me mi pare che non si metta a prova qualcosina ogni tanto. Vedo questo va virale, questo è, che cos'è, che cos'è. Però sostanzialmente quelle sono le rovine. Olio per la doppia detersione, mi raccomando, sempre massaggiatelo benissimo e per almeno un minuto. Che se non massaggiate almeno per un minuto, come se non arrivaste a pulire bene. Ecco, tipo a volte magari al posto della foam utilizzo questo cleanser qua, che però è sempre un foam cleanser. Infatti guardate, è così. Poi andate con un po' di acqua, vi emulsionate e vedete. Mi ero scordata quante persone ci fossero il sabato. Comunque l'ho trovato. Bisogna camminare un po', non è proprio all'inizio. Però guardate che... No, c'era anche Mayu adesso. L'hanno tolta. Vediamo se parte qualche altra canzone. Non lo so. Comunque adesso vi faccio vedere che è bellissimo. Vedete qua c'è l'installazione. Che poi sempre c'è un cucina, L'anno scorso stava con De e adesso l'hanno messa qua, bellissimo. Forse preferisco qua. L'altro anno c'era tipo il Magic Shop che non ho beccato, quest'anno ti è arrivata in tempo. Allora lì c'è la sezione in cui fanno anche la fotina. Ora ci avviciniamo, andiamo a vedere là. Così tutta una strisciata di fiori viola. Lì hanno creato l'outfit, tipo una delle foto dell'album. E la statuina, no vi prego, la statuina è troppo bella. Ho preso queste cose al convenience store, acqua, che sta letteralmente qua davanti, e mi guardo un po' la vista visto che ci sono queste scalinate bellissime. Mi sono tolta gli occhiali, quindi adesso avrò tutto il segno, però vabbè. Tra l'altro lì è dove hanno fatto i fuochi d'artificio al tempo, sembra una vita fa. Stavo pensando l'altro giorno. Ora non posso neanche parlare perché ci sta la musica. Guardate questo cielo, che meraviglia. Se la gente non la smette di alzarsi quando io inizio a riprendere, comunque, cioè ditemi se non è il posto più bello del mondo. Si sono anche accese le lucettine, quindi aspetto un altro po' e poi faccio un'altra fotina. Che guardate che bello, non so se si vedono. Stavo prendendo qua le mie solite vitaminelle, quindi eccola qua la mia ultima. Mi sono messa a editare un video, quindi vabbè, ho evitato poi di riprendervi cose, perché prima o poi vi farò una mia morning routine qui a casa nuova. Dimmi che vivo da sola e sono una pazza schizzata che si mette a pulire ogni centimetro, ogni angolino quando ne ha l'occasione. Finisco di bere il mio latte e caffè, perché poi lo sapete, non è mai caffè. Mi faccio una doccia perché, raga, io sento che fa caldo. Cioè, sapete quando voi siete dentro casa, io accendo l'aria e tutto, però sono sicura che fuori faccia caldo. A parte perché vedo le persone che passano che stanno così. E raggiungerò l'amica Ross. Domani parte, quindi mi sa che mi vado pure a prendere Gucci.
nel caso. Ci andiamo a fare le nails. Ci andiamo a fare le nails dei piedi, quindi vi faccio anche vedere. Perché di solito vado sempre alla sede di Nail Four Seasons, 2 o 3 sedi se non sbaglio. Quindi oggi andiamo a provare quella di Apgujeong. Io ho provato a prendere appuntamento, gli ho scritto in tutti i modi e non mi rispondono. Quindi se vado e me le fanno bene, se no pace ameno, poi troverò il modo. Ieri mi sono smontata tutto il mio set di pedicure, perché io odio quando c'è la ricrescita, soprattutto le unghie dei piedi, mi dà un fastidio tremendo. Quindi ho detto no, io devo togliere tutto. E per togliermi il ristone che c'avevo sull'alluce ci ho messo un pochino, volati pezzi ovunque, io ogni volta che andavo lì con l'aspirapolvere, perché ripeto, non sia mai la pazza. E quindi ora sono appunto tutta bella smontata, cioè io ho fatto anche tutto un lavoro dei pedicure, già sono la cosa fatta, neanche dovrebbero farmi pagare. Però l'altra volta ho fatto un set da 80.000 won, che attenzione, sono tipo 56 euro. Stavolta eviterò, cioè nel caso farò proprio quello più base possibile. Vediamo, tanto lo sapete che ormai questa vita è un'avventura, niente ci sorprenderà, o forse tutto. Sono arrivata, ma purtroppo sono stata rigettata. Non posso scrivere né sul sito né se vengo in negozio, non c'è posto, devo aspettare le 6. Ma ciao ragazzi, quindi adesso andrò a fare un giro. No, non inquadro i piedi, non ti preoccupare. Vedete qua, hanno le poltroncine di velluto addirittura. Ma quando si rimane tipo di pelle in basso. Guardate così. Dopo esserci preso una pioggia così al volo. Il signore! Dai Gucci, ma ogni volta però ti devi fare il bidet, ma fa una presentazione. Eccolo qua, il signore che verrà a stare con noi. Il signore verrà a stare con noi. Sì. La compagnia giusta. La compagnia giusta. Ora la signora deve fare la valigia. Deve avvenire una partenza. Sì, sono pronta a pulire i tuoi sputacchi in giro per sempre. Ah, però vedi che tira fuori il pisello. Sono con te, Ilaria. Ah, Gucci. E poi si va a nascondere, l'ho già visto. Capito, te l'ho già detto che ha un fetish per le curvi. Basta. Non so se esserne tipo, sai, felice. Io felice. In aria felice, Gucci pure, penso. No. Tornata a casa, io non posso avere pace in questa vita. Sto facendo mangiare gli omini. Ami, sei felice del coinquilino di nuovo? Sì. E poi Gucci questa volta starà con noi un bel po' di giorni. Io invece qua sto preparando la mia cena in velocità, anche perché è comunque una certa, sono le 10:20. Quindi ho fatto il ropokki, che per chi non lo sapesse sarebbero ramen e topokki insieme. Ci ho messo anche i funghetti. Più che altro che mi serviva qualcosa di veloce, quindi questo offriva. Adesso mangio, poi devo finire di editare un video, poi devo fare una diretta. Poi stasera mi devo lavare i capelli, tipo assolutamente, perché ogni volta che mi li ingellatino, non lo so, mi dà questo senso di sporcizia. Buongiorno, another day, another slay. Si spera, perché devo fare un sacco di cose. Finire di sistemare il video, poi è arrivato Nicolas, dopo ve lo faccio incontrare, magari molti di voi già lo conoscono, molti no. Finalmente riusciamo a vederci, anche perché sono riuscita a prendere appuntamento per fare le unghie oggi. Quindi con l'occasione, visto che lui comunque sta lì a Hongdae, gli ho detto ci vediamo per cena. Cagnolini già cibati stamattina, ieri sera sono crollata, letteralmente sono crollata. E infatti non mi sono lavata i capelli. Prima di tutto colazione barra pranzo, perché ovviamente è tardi come al solito. Il problema è che non so mai da cosa iniziare, quindi potrebbe essere che mi faccio una di queste, perché quando le apro poi ho paura che si fa la muffa, quindi le mangio tipo istantaneamente. Poi qui ho l'avocado, cioè lo rifarei con le uova un'altra volta, però che noia, sempre stesse cose. Però con l'avocado mi piace solo quello. Poi il friggitrice ad aria, mi sa che mi faccio questi bollettini, così poi assemblo tutto insieme. Guardate che carini, ho fatto anche una maionese un po' tagliata appunto in nuggets. Bello. Piccantina. Ragazzi, guardate chi abbiamo qua. Salutate! Gli amici, dove li ho portati? Da Doma, il nostro preferito. Ora aspettiamo che ci portano tutto. Ah, cosa sta portando la bracina? Bravo, bravissimo. Era un sacco di tempo che non mangiavo. Lo sapete, quando sto da sola purtroppo non mangio il barbecue. Però tu l'hai già provato questo, giusto? Sì, è buono. È buonissimo, eh? Chi è poi da insegna? Ho mangiato uno dei miei biscottini. Mi sono stesa un attimo qua sul divano, ho detto perché sprecare questo
make-up. Tra l'altro dovrò registrarvi prima o poi perché continuate a chiedermelo. È la cosa più semplice dell'universo, ma continuate a chiedermelo, quindi dovrò farlo. Sto aspettando che si faccia un po' tardi perché odio uscire a quest'ora con il cane, perché escono tutti con il cane, ogni volta prendi Ami, perché sennò poi abbaia che vede gli altri cani in giro, bla bla. Quindi ecco perché anche spiegato esco sempre tardi, perché letteralmente io non lo so dove sono venuta a vivere, ma penso che 50% della popolazione della Corea probabilmente vive qua, perché vi giuro è assurda la quantità di gente, imbarazzante, aberrante. Quindi aspetterò che si faccia almeno mezzanotte e sono appena le 11. Comunque mi sono divertita moltissimo con gli amichetti italiani. Mi fa sempre strano perché io continuo a incontrare più gente italiana qui che quando stavo effettivamente in Italia. Vorrei farvi vedere le unghie dei piedi, ma giuro non so come fare perché io odio i miei piedi. L'ho detto anche nelle storie. No, non si vede, forse così un po' si vede. Queste sono rosa con brillantini, poi io faccio i piedi rosa, vabbè. Invece il pollice è così. Madonna, non si vede niente. Dico sempre una cosa che è vera, nel senso, cioè non nessuno può controbatterla. Purtroppo i piedi, come l'altezza, come tante altre cose, no? Sono una di quelle cose che tipo non ti puoi modificare nel corpo e ci nasci, cioè sostanzialmente questo ti ritrovi, questo è. Cioè se ci pensate, se io nasco che porto il numero 40, perché io porto il 40, cioè non è colpa mia, non è neanche il fatto sei alta, sei bassa, perché sì, la maggior parte delle volte funziona così, a volte no. Cioè tipo sì, Rosalba è alta 1,54 e porta tipo 35 di piede, io sono alta 1,70 quasi, 1,68 e porto 40 di piede, vorrei portare il 38, senz'altro. Poi non mi ricordo perché un tempo andava tantissimo fare tipo quel test, che piede hai? E tu sei lì tipo, che senso che piede ho? Vediamo, vediamo, vediamo. Eccoli qua, c'è cioè l'egizio, greco, romano, celtico e germanico. Allora, da questo grafico io ho il piede greco. Quindi il secondo dito, che è più lungo, ma tipo di tanto, rispetto all'alluce. E poi le altre invece vanno così. Questo per reference. Concluderò la mia serata così. Farò un po' del mio corso di coreano personale. No, allora, perché vi racconto. Cioè, non so mai se raccontarvelo o meno queste cose, perché ogni volta sono sempre un po' restia. Però in diretta ve l'ho già raccontato. Ho conosciuto questo ragazzo che mi piace parecchio, mettiamolo in questo modo. Col fatto che a volte mi scrive in coreano, primo perché fa più veloce, secondo perché glielo chiedo io, perché a volte usa il traduttore ma traduce le cose in modo strano. Quindi gli dico, senti, scrivimelo in coreano, io almeno provo a leggerlo nel mentre e imparo. Quindi gli ho scritto una frase proprio io di mio in coreano. E poi ovviamente io l'ho detto l'ho scritta tutta da sola senza traduttore, perché non mi ricordo, una volta ho scritto una cosa ma il traduttore me l'aveva cambiata. E quindi mi ha detto è meglio se scrivi così, che io la volevo scrivere ovviamente. Quindi ogni tanto mi fa da professorino, va bene così. E adesso mi ha detto wow, quasi perfetto, però dovresti dire così. Quindi nel mentre si impara. Non vedo l'ora di iniziare il corso di coreano in realtà, perché mi incuriosisce tantissimo. Perché vedete, a volte pensi che una frase si scriva così, però no, perché vedete adesso me l'ha corretta. Quindi ora gli manderò un messaggio vocale e gli dirò non capisco niente. Non lo so ragazzi, la vedo dura. Allora adesso vi faccio sentire questa cosa, spero, non lo so, non se la prenda, che faccio sentire un pezzo della sua voce. Ma devo capire, perché se io devo dire sono Ilaria, cioè mi chiamo Ilaria, nanen vuol dire io, ma è diverso da nanen, perché con la O è tu, nanen con la A è io. Ok? Nanen, Ilaria mi dà, vuol dire sono Ilaria. Però non capisco perché lui me la sta dicendo in questo modo. That's good. Nanen, Ilaria mi dà. Or, nanen, Ilaria. Perché nanen, Ilaria? Non comprendo. Mi ha scritto se c'è una consonante sotto la vocale devi fare bla 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 bla, tutte queste cose. Ma sono veramente pronta a tutto ciò? E questo è solo con le vocali. Cioè figuratevi se io dovessi dire qualsiasi altra cosa. Per fortuna l'italiano è una lingua difficile. Mi reputo molto fortunata ad averla imparata dalle fasce. Comunque guardate
che bei capelli mi sono venuti usando la spazzola, perché di solito lo asciugo col phon poi sulla piastra, invece ho usato solo la spazzola per asciugarli. A parte mi viene questa ondina qua carina, cioè adesso sono un po' più lunghetti, però mi piace, non mi dispiace. Ho fatto anche la videochiamata con i miei, vedete quello che vi dicevo dei capelli, cioè come sono tipo, non lo so, li vedo corposi. Comunque adesso vado a farmi la doccia e vado a dormire. Noi ci vediamo direttamente domani. Buongiorno ragazzi, oggi è un giorno speciale perché è il compleanno di Namjoon. L'altra volta non sono andata a nessun caffè, a nessun evento per il compleanno di voi sapete chi? Malissimo, eh? Però questo, vedete, è a contro di chi dice questo, vedete? Pioveva, c'era fila, non mi ricordo, vabbè, perché era durante il weekend. Adesso invece durante la settimana, quello di Namjoon è un pochino più fattibile, quindi andiamo a farci un eventino. Allora, di solito ci sono diversi caffè che io so che fanno eventi sempre, quindi vai lì e sai che c'è sicuro. È un po' tardino perché ho aspettato che si togliesse un pochino quel sole fastidioso e quindi niente, non ci resta che andare. Prima di uscire però mi sono arrivati dei pacchetti in teoria. Il problema è che sono cose che vanno costruite, almeno questo biglietto va costruito, quindi appena torno facciamo. Non so, credo di aver sbagliato qualcosa o i compleanni coincidono. Non sono fan dei TXT, però è domani il compleanno. A quanto pare c'è tutto per lui, quindi non mi resta che andare al solito Black Drum. Farò un giro prima a quello anche davanti, vediamo se trovo qualcosina, perché qua come sempre sto proprio sotto dalla parte dietro. Questo caffè non mi delude mai. L'altra volta eravamo venute qua l'altro anno, c'era una fila gigante. Ora credo entrerò, vedrò che cosa ci offre, dai. Anche perché c'è tutto il piano sopra, mi ricordo, e qua lo decorano bene. Che fail! No, ragazzi, ho comprato questo pensando fosse un puff, ma è la copertura del puff. Devo capire come mandarlo indietro. Molto bene. Questo qui invece è un mobiletto. Cioè, vedete, questo è il puff. Io pensavo fosse tutto il puff, 35.000 won. E invece no. E questo invece è il mobilettino che dovrò costruire, assemblare probabilmente, per metterci le cosine che ho tipo sul letto. Vediamo cosa riusciamo a realizzare e intanto capire come mandare indietro l'oggetto del malaugurio. Ok, apparentemente è molto semplice. Si seleziona dove si deve ritirare il pacco. In questo caso io metto davanti la porta, quindi qua poi c'è il prezzo, insomma, che mi deve essere rimborsato. Tra l'altro passeranno domani. Non fate caso al letto che lo devo rifare. Comunque, la mia intenzione era quella di mettere un po' di peluscini lì sopra. Io almeno ho tolto tutte le cosine, insomma, dei BTS. Qua ho sistemato più o meno così. Almeno appunto a questo scaffalino. Qua ho messo i CD. Il solito proiettore sta pure al contrario e devo un attimo anche pulire. E qua sotto le riviste. Il problema è che non ho idea di come metterle. Cioè, proprio zero, quindi rimarranno così. Stavo mettendo a posto il mio album. Guardate cosa è arrivato. Questo dovrebbe essere il mio. Dico dovrebbe perché anche Cristina si sta facendo arrivare le cose a casa mia. Il primo pacco è arrivato, quindi credo che questo sia il mio. Proviamo ad aprire questo pacchetto, che tra l'altro è il primo CD che prendo da Weverse Korea, perché l'altro anno si avevo preso qualcosa, ma era il fotofoglio. Che bellino! Quello blu, volevo quello viola, però vabbè. C'è questo bellissimo cosino, tipo ad esempio nel pacco di Gri, questi li ha tutti e ovviamente ho tutte le versioni. Allora apriamo e vediamo un pochino. Tipo il pack io lo adoro, eh. Cioè super Kim Taehyung. Poi c'è la letterina, quella che sembra scritta a mano. Qui c'è Yongtan, che poi ho visto che sul naso ha le due aperture. Cioè letteralmente qua non si vede. Ecco, forse se faccio così, vedete, per aprire la confezione sul naso di Yongtan. Per fare tipo popi popi. Cioè vi giuro, questo uomo è geniale. Ora tra lui e chi non so. E poi c'è il CD. Cos'è questo? Questo è veramente un blocchettino. Adoro. Qui dentro ci sono le photocard. Che ragazzo sofisticato. Ti è becca qua e ti è becca qua. Lo vado a mettere subito nel mio angolino. E poi mi sono arrivate anche due altre cose che ho preso da Coupang. È semplicemente il coso per lo Scottex, però da attaccare tipo così. Almeno non ce l'ho sul piano. Vedete? Va così. Questo poi lo mettete e almeno non sta
lì in mezzo. Allora, ci stiamo comportando malissimo, eh? È il tuo compleanno, ma malissimo, eh? Che cos'è sta situazione croccantinaggine? Cioè, mi ha lasciato... Che cosa mi hai lasciato? Le briciole? Che stai facendo? Un remake di Hansel e Gretel? Non ho capito, Amarok. Gucci, vedete perché io metto la travertina, che ovviamente è sempre pulita. Però almeno così. Ami invece è entrata nella sua fase ribelle. Poi, allora, qui dietro è cresciuto un bardamento di... peluscini e di robine. Tra l'altro questo, oh aspettate, l'ho preso da AliExpress, mi è arrivato l'altro giorno. Lo volevo mettere per dare un po' di colore, perché adoro questo verde che non so come definirlo. Come lo definite? Perché non è proprio un verde lime. Non lo so, cosa mi ricorda questo verde? È un bel verde. E quindi ho detto spezziamolo questo grigiume. Ed eccolo là. Quindi a parte questa situazione qua dietro, sono contenta questi giorni, perché tutto quello che mi prefiggo di fare riesco a farlo alla sera. Ed è una sensazione appagante, no? Quando riuscite a fare effettivamente quello che pensate di fare. Ora io, contate che sto finendo di fare la cena. Quindi mi sono fatta il wrap qua con il pollo e l'insalata. Avevo aperto già queste patatine, quindi sto cercando di mangiarle. Nel mentre video true crime. Questa ragazza è bravissima, tra l'altro. Non ho capito perché tutte le Elisa fanno dei video true crime, ma anche lei si chiama Elisa. Qua che succede? Cos'è questo atto da bullo? Quello è il pupazzetto di Gucci, lascialo proprio. Guardalo come gioca. Amore, che poi mi ha pisciato sulla cuccia, quindi ora l'ho lavata. È vero, amore? Tu non fare il bullo, lo so che è casa tua, ma abbiamo un ospitello. Ecco qua, questa che è finita. E la devo assolutamente mettere ad asciugare. Per fortuna che questa, allora l'ho pagata tipo 5.000 won da Daiso. Ma funziona che è una meraviglia, continuo a lavarla e non si sforma. Quindi finché dura, fa verdura. Questa gli do un attimo di nuovo una forma decente e la lascio così. L'album di prima invece qua l'ho appoggiato così, perché io non so più dove metterli. Cioè non so se metterli tipo tutti di profilo. Fatemi sapere se vi viene in mente qualche idea per l'altarino magico, perché proprio non lo so. È sempre da AliExpress, però devo comprare l'adattatore. Guardate cosa ho comprato. La lucetta notturna fatta con il coniglietto. Vi prego, bellissima. Cioè vedete qua ci sta la presa, la volevo mettere là vicino. O magari appunto lì per i cagnolini, così. Però ripeto, serve l'adattatore perché c'ho la USB. Però troppo bellina.